tra poco. Non sa nulla sulla storia Leandri, lei? No, assolutamente no. Lei non lo conosceva, Leandri? Assolutamente, non conosceva proprio Giuseppe Pucci. Ma d'altro canto, Leandri, i verbali riferimento a questa cosa l'ha fatti dopo il 90. Io c'avevo contatti con la banda Magliana, perché ho fatto il negro che era il capo della banda Magliana. Cioè, l'unico vero capo che ci ha lasciato la banda Magliana era Franco Giuseppe Pucci. Perché era un mio caro amico, abitava di fronte a casa mia. Il boss che porta Carminati nella Magliana si chiama Franco Giuseppucci, nome di battaglia Er Negro. Delle parti, perché la conversazione è lunghissima. Comunque lei dice: io sono diventato, secondo loro, uno della banda della Magliana, mentre invece io ero soltanto amico, mo la storia, io ero un politico, io facevo politica a quei tempi. Poi dalla politica, la politica ha smesso di essere politica ed è diventata criminalità politica. Perché c'era un'entrata a bassa intensità, prima con la sinistra, poi con lo Stato. Una guerra, avvocato. C'era una guerra a bassa intensità. Ecco, c'era una guerra a bassa intensità, prima con la sinistra, poi con lo Stato. Io avevo contatti con la banda della Magliana perché ho fatto, incomprensibile, il negro che era a capo della banda della Magliana. Unico vero capo che c'è mai stato della banda della Magliana era Franco Giuseppucci, era un mio caro amico, abitava di fronte a casa mia. Io lo conoscevo da una vita, lui, l'ho sempre conosciuto da una vita. Quindi ci ho avuto, diciamo, e va bene, eccetera, eccetera. Quindi questo è quello che lei racconta, Cristiano Guarnera, dei suoi rapporti con quella che è stata definita la banda della Magliana. È così, è fedele questo racconto che fa. Sì, esattamente.